Forse non la serie più spettacolare di tutti i playoff NBA, ma sicuramente una delle più intense. Benvenuti a Windy City, Chicago, United Center, lo storico palazzo dove una volta giocava Michael Jordan. I Bulls però sono rimasti, sono sempre senza Derrick Rose, Madhouse on Madison. Alessandro Mavele ai microfoni in compagnia di Davide Pessina. Dicevamo in precedenza, se siete appassionati dell'attacco spumeggiante tipo, che so, Denver Golden State, avete sbagliato canale. Ma se per caso vi piace vedere le squadre che difendono e giocano una certa pallacanestro nella metà campo difensiva, il canale è quello giusto. Davide, il riassunto delle prime tre partite, diciamo che possiamo ridurre tutto a: in gara 1 no difesa per i Bulls, ci sono anche Marv Albert e Steve Kerr a commentare la partita. In gara 2 e 3 hanno letteralmente tirato giù la saracinesca. Decisamente, soprattutto in mezzo all'area. Non aspettatevi, appunto, come vi diceva Alessandro, una serie di Fioretto, ma più di Sciabola. Grande fisicità, nessuno può andare in mezzo all'area con facilità. Per farvi un esempio, dopo 9 secondi di gara 3, Deron Williams era già per terra per una botta in faccia. Grande fisicità, grande difesa, grande proprio energia, non tanto spettacolo, però anche questi sono i playoff. Ed eccola la tanto proclamata difesa dei Chicago Bulls, guardate, quasi all'europea. Sapete che c'è il discorso della regola dei 3 secondi difensivi, ma guardate questa azione: 1, 2, 3, 4, quasi 5 giocatori di Chicago dentro l'area. Anche perché, Davide, i tiratori dei Nets non la stanno mettendo da tre punti mai, ma mai, 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 e cominciano anche a fidarsi poco l'uno dell'altro. Eh sì, e poi diciamo che Chicago l'ha persa, o meglio, Brooklyn ha vinto la prima proprio in area. È andata tante volte in area nel primo tempo, ha spaccato in due la partita. Da quel momento in poi i Bulls non gliel'hanno più concesso e Brooklyn sta facendo veramente molta, molta fatica a trovare il ritmo offensivo. I due giocatori, diciamo, con qualche problema fisico, da una parte Joe Johnson, dall'altra Joakim Noah, sono comunque in quintetto per le due squadre. Jimmy Butler con presenza e minuti anche all'interno di questi playoff. Derrick Rose lo vedremo, presumo, da qualche parte seduto sulla panchina di Chicago. Continua la sua storia avvolta nel mistero e vediamo se riusciremo magari a raccontarvi qualche dettaglio nel corso della telecronaca. Il primo possesso per Deron Williams, il pick and roll con Gerald Wallace, cambio sistematico da parte dei Chicago Bulls che spesso mandano i raddoppi sul giocatore con la palla. Qui è perso completamente Lopez, direi l'unico che funziona in questo momento in casa Nets. Il più continuo, però avete visto già dalla prima azione sia Boozer che Noah fuori dall'area, pronti a flottare in aiuto. Ne ha approfittato Lopez tagliato dal lato debole. Vediamo la partenza di questa gara 4, in attacco molto lento per i Chicago Bulls, molto lenta quella partenza. In gara 3 il tiro, primo tiro della partita, sbagliato da Luol Deng. Gerald Wallace fuori per Joe Johnson, accoppiato con Kirk Hinrich. Guardate, Noah già staccato, e qui il leitmotiv, quello che dicevamo prima, Davide. Noah si può permettere di abbandonare completamente il suo uomo, gli altri ruotano per cercare di impedire la ricezione a Lopez, ma ovviamente la chiave è sempre quella: si fidano a lasciare i tiratori liberi sul perimetro. In questo momento, come dicevamo, i tiratori non hanno una gran mira in casa Brooklyn Nets. Boozer isolato, uno contro uno contro Reggie Evans, un paio di finte, poi alza la parabola a bersaglio con i primi due della partita per Chicago. È quello che sta offensivamente funzionando meglio, non solo per Chicago ma per tutte e due le squadre. Boozer, grande continuità per lui, 20 punti e 12 rimbalzi di media in questa serie, con più del 57% al tiro. Avete visto per un attimo la grafica di TNT, l'ultima vittoria in trasferta nei playoff per i Nets, targata addirittura 2007, datata 2007. Reggie Evans in quintetto base, con lui Gerald Wallace, coach PJ Carlesimo, che si sta giocando parecchio del suo futuro all'interno di questa serie. Non si è fatto spaventare da alcune statistiche che sono apparse con la coppia Evans-Wallace contemporaneamente sul terreno di gioco. Ne parleremo sicuramente nel corso della telecronaca. Infatti ci si poteva aspettare magari qualche cambiamento nel quintetto, invece PJ Carlesimo è andato con gli stessi 5 che in questa serie stanno facendo molta fatica. La rimessa di Wallace per Deron Williams, non sceglie il lato del pick and roll, innesca Lopez però molto lontano dal canestro, decide di attaccare Noah che come al solito sta benissimo davanti a lui. Poi il rimbalzo in attacco è controllato proprio da Lopez, alla fine Boozer riduce dalla doppia doppia di gara 3, controlla poi Hinrich dall'altra parte, Luol Deng per Noah, si cerca l'alto basso, intervento
con la gamba destra da parte di Brook Lopez, cronometro resettato a quota 14. Questa azione precedente, uno contro uno, abbastanza scolastico, telefonato, c'è l'aiuto di Butler, diciamo forse anche un'infrazione in questa situazione, però Noah è veramente bravo, lotta su ogni possesso, in questo caso riesce a contestare molto bene il tiro. Deng Noah ancora cerca l'alto basso, battezzato da quella distanza. Inez è un tiro che possono concedere al giocatore francese, fuori misura. Deron già dall'altra parte, Hinrich diabolico in difesa, la chiave fino a questo momento difensiva per i Chicago Bulls. Su Deron Williams ancora con difficoltà nel controllo della palla. Deron dice guarda che me l'ha toccata lui. Incredibile la difesa di Kirk Hinrich, molto aggressivo, con mani veloci gli sporca ogni possesso, qui è passato dietro il blocco ma a mani veloci lo riprende Williams e la ritocca Hinrich finché riconquista il possesso del pallone. L'impressione che si ha in questo inizio, per quanto non si sia visto molto, è che Brooklyn voglia provare ad alzare il ritmo ogni volta che può per evitare la difesa schierata di Chicago. Gran canestro di Boozer, direi alla Andre Miller, con quei due punti che regalarono la gara 1 ai Denver Nuggets contro i Golden State Warriors, la fotocopia di quel tiro. Lopez molto lontano dal canestro, brutta palla dentro per Deron Williams, i due si guardano, Lopez annuisce, sa di avere fatto un brutto passaggio. E poi quando ti entra sotto pelle la difesa allora diventa veramente complicato per l'attacco, sbaglia anche le cose più semplici, sono praticamente a zona in mezzo all'area, soprattutto i lunghi di Chicago, ai due lati dell'area sotto, e da lì cercano di essere sempre in aiuto. Palleggio a resto tiro di Kirk Hinrich in questa gara 4, la partenza lenta in attacco è per i Brooklyn Nets che avevano perso completamente il ritmo offensivo all'inizio di gara 3 dopo essere partiti discretamente, numeri incredibili sui quali magari torneremo. All'ultimo momento Reggie Evans imbeccato dai compagni lungo la linea di fondo, riceve, subisce il fallo, andrà in lunetta con i due tiri liberi. Qui andiamo a rivedere la partenza di Boozer che in maniera molto abile evita l'intervento di Lopez. Sta tirando bene anche i tiri della media distanza, per cui Evans in quelle situazioni deve uscire, deve credere alla finta, a quel punto Boozer può mettere la palla per terra come ha fatto molto bene. Eccolo Reggie Evans, non un grandissimo specialista della lunetta, direi che possiamo approfittare della pausa per andare a richiamare quei numeri terrificanti. Terrificanti, in questa serie con Evans e Gerald Wallace in campo, i Brooklyn Nets, considerando tutte e tre le partite, segnano 88,5 punti per 100 possessi. Già questo è un dato abbastanza inquietante. La squadra che ha segnato meno quest'anno per 100 possessi sono stati i Washington Wizards, ne avevano poco più di 97 punti. Se contiamo le ultime due partite solo, 66 punti per 100 possessi con questo quintetto, o meglio, con i due giocatori sopracitati in campo. Una cifra assolutamente inquietante. Praticamente Boozer e Deng, che sono quelli che marcano Wallace e Evans, sono due stopper, sono in mezzo all'area ad aiutare ogni volta, soprattutto su Deron Williams, ma non solo, ignorano completamente i due.